Fratelli e sorelle nerazzurri, allora, Inter-Cagliari 2-2, eh, che dire? C'è il rammarico perché se oggi avessimo vinto mancherebbe un punto allo scudetto. Comunque su 4-1 l'abbiamo fatto ne mancano 3. Questo vuol dire che se noi vogliamo festeggiare lo scudetto il prima possibile, dobbiamo vincere assolutamente il derby. Non c'è più l'opzione del pari perché te la sei giocata stasera. Io spero che questo risultato serva e sia soprattutto di lezione, perché non bisogna mai dare niente per scontato. Abbiamo preso due gol da polli per Disattenzioni difensive grossolane, il secondo gol va annullato perché la padula se l'accompagna col braccio. Non se ne è accorto nessuno nemmeno il VAR si vede che la accompagna col braccio ma tranquilli non sentirete scandali nessuno griderà lo scandalo perché il torto l'ha subito l'Inter quindi se lo subisce va bene così nessuno griderà lo scandalo noi ce lo facciamo andare bene la colpa è nostra perché gli errori li abbiamo fatti noi perché la partita non l'abbiamo chiusa noi va bene così perché adesso tu mi devi dimostrare quella cattiveria agonistica al derby. Basta superficialità perché stasera in difesa sei stato superficiale. Hai dato per scontato il risultato che in qualche modo lo portavi a casa, peccando di presunzione. E questo non va bene, ragazzi. Adesso quello che non ho visto stasera lo voglio vedere al derby. E magari è pure meglio così, perché se vincevi stasera magari andavi al derby convinto di non perdere. Perché tanto il pari che ci vuole hai eh, due risultati su tre, e quindi magari te la prendi pure comoda, e invece no, adesso devi andare a giocarti il derby con il coltello fra i denti, perché hai una partita a settimana e il Milan c'ha l'Europa League, quindi tu ci devi andare assetato di sangue, di vittoria e di scudetto il prima possibile, che questo pari serva per quello che deve essere fatto lunedì sera. Detto questo ragazzi, a prescindere dal risultato di oggi, sempre e solo Forza Inter, amala!